Salve figli, sono Fiorella, Nostra Signora. Oggi è arrivato finalmente un nuovo messaggio da cui si evince che coloro che ci seguono sono un po' preoccupati per il mio silenzio. Figli cari, state sereni, sto bene. So solo che mi devo preparare. Sono in fase di preparazione per un qualcosa di nuovo che io sinceramente, lontanamente, non posso immaginare. Ciò che dicono per me è quasi inaccettabile. Non ho questa consapevolezza appunto di ciò che viene detto oggi nel messaggio. La notorietà, l'essere famosa, poiché da quando sono piccola, quando vedevo persone famose, nel mio cuore, dentro di me, pensavo sempre: povera gente. Forse in altre vite avrò sperimentato l'essere famosa. E sinceramente, per chi non ama essere al centro dell'attenzione, non sarà poi così gratificante. Ma va bene. Io nella mia vita ho imparato molto bene una cosa sola. Tra le tante, una cosa soprattutto. Qualsiasi cosa Dio ci manda, il famoso pane quotidiano, se lo accettiamo con fede, ovvero quando parliamo con Dio, non chiediamo cose che potrebbero riempire il nostro ego, no. Chiedete soprattutto la forza per affrontare questo o quel dolore, questo o quel problema. Se avete fede, se imparate ad aspettare, a pazientare, vi posso assicurare che ogni cosa supererete. Certo, ho parlato di dolore, però vi posso assicurare che pensandoci bene, 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 nel grande Calvario che ho dovuto affrontare, tutto sommato l'ho affrontato abbastanza bene. Dio non è assente, non è sbadato, è sempre presente dentro ognuno di noi. Sa benissimo dove siamo e cosa facciamo. E quando io vi dico, non pregate Dio per darvi le cose che riempono il vostro io, non dovete pregare, poiché Dio non lo si può corrompere. Dio sa benissimo cosa ad ognuno di noi ci spetta e non farebbe mai, mai e poi mai la benché minima ingiustizia di non darti o di non dare all'individuo ciò che si merita. Ecco perché la Chiesa ha finito i suoi tempi. Dire pregare per ottenere qualcosa sa di quel corrotto, di quel marcio, di cui il giorno d'oggi o al giorno d'oggi lo si trova in ogni dove, compresa la Chiesa. Come dice bene il Cristo nel Vangelo, essi predicano bene, ma razzolano male. Non fate ciò che fanno, ma fate ciò che dicono. Dunque, vedete, figli cari, in fondo, nella grande difficoltà, nella grande confusione,
È confortante sapere che Dio è giusto con ognuno di noi. Poiché, come dice il detto, chi la fa l'aspetti, come semi ne raccogli. E non fate l'errore di vedere questo sempre al vostro nemico, poiché Dio è giusto con tutti e i detti valgono per tutti. Date ogni giorno il meglio di voi, anche in un grande dolore. E vi assicuro che un domani la vostra sofferenza finirà. Dio ce l'ha promesso. Un giorno la terra non conoscerà più la sofferenza. Imparate a correggere ogni vostro errore. Al che non capiti anche a voi, errare è umano, ma perseverare è diabolico. E quando si persevera, figli cari, gli interessi su quel debito con Dio sono salati. Questo ve lo posso assicurare. Ora ascoltiamo insieme il messaggio odierno. Cari, cari, cari figli miei, oggi come oggi Nostra Signora è quasi pronta per incontrarvi. So molto ma molto bene come egli la vorrebbe incontrare, e parlo di questo nostro autorevole nemico no, ma amico sì, che è Vittorio Feltri. Lui la segue comunque. E d'altra parte non è l'unico che la segue. Ormai le celebrità del mondo la conoscono e se ne parla di lei, non poco anche. Lei è molto più famosa del grande Trump, per così dire. Tra i potenti del mio e vostro mondo, lei è la più seguita. Ma cosa pensate, figli cari? Perché lei non sa nulla di se stessa? Di lei non si parli? Amici e nemici, è più conosciuta lei nel mio e vostro mondo che non vi dico. Anzi, ve lo dico. Di lei ormai si parla apertamente in ogni dove, in club privati, in certi ambienti. Della Brescia bene no, noi poi no, ma vi assicuro che la sua pagina è molto gettonata, anche se quei stronzi del Vaticano gli stroncano i numeri di ascolto. Quanto siete fessi, ma increduli no. Già, sì, perché ormai hanno ben capito che è lei la donna di cui il terzo segreto di Fatima ne parla. Attenti, fio, si stracciano le vesti pur di incontrarti. Ma tu sai ormai cosa c'è da fare, vero fio? A tal proposito, sappilo fio, pardon, Nostra Signora, non passerà l'estate che ti arriverà una bella cifra nel tuo conto corrente. E sai perché? Dio ti ha sbloccato i tuoi crediti. Hai capito, fio? Non essere triste, fio, e non fare sempre le stesse facce come se noi ti prendessimo in giro. Ciò che Dio promette mantiene. È vero, non paga il venerdì, ma paga. Stai serena e forte, capito fio? Non temere, di brutto non c'è niente, ma so che il tuo tutto ti metterà a soqquadro. Tu
tu che sei abituata all'anonimato, tu che sei semplice, umile e remissiva. Per te il tuo tutto, tutto, tutto non sarà poi così semplice. Sai cosa ti dico? Porterai con te Federico se vieni chiamata in America. Lui ti saprà guidare, no? Stai serena, Fio. Dio ha provveduto ad ogni tua necessità. Stai serena. Il mondo ti aspetta con ansia. A tal proposito, dico a tutti, tutti voi che non la sentite, state sereni. Ella è in fase di preparazione, ma anche un po' di riposo. Poiché questa mia creatura è arrivata in fondo al suo calvario stanca, stanca, stanca. Ora si prenderà due brevi soste al mare, per poi ripartire da zero. Nel senso, il mondo l'aspetta. Essa si sta preparando, ma lei ancora non sa come è famosa e ho ricercata. Tutte le mattine viene aperta la sua pagina in cerca di buone notizie. Sì, 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 di buone notizie. Ma non dubitate, fratelli e sorelle, lei sta bene. Soltanto molto, ma molto stanca. Si deve riposare, curare il suo aspetto fisico e poi si riparte. Vero, Fio? Già, se voi sapeste come ella è ormai famosa, se vi diciamo che un terzo del mondo è con lei, voi cosa dite? Che sono pochi? No, no e poi no. Un terzo del mondo è con lei e il resto è in attesa della sua venuta. Hai capito, Fio? Fio, perché mi guardi incredula? Perché sei così assente nei nostri confronti? Lo so, lo so, lo so. Tu non sai niente e nemmeno lontanamente ci credi. Ma è così. Dio ti ha fatto conoscere in ogni dove. E te lo ripeto, a tal proposito, preparati. Sarai chiamata in America, in una televisione molto, ma molto gettonata. Non vedono l'ora di incontrarti. Su, dai, non fare l'ingenua, che adesso come adesso non lo sei più. Vero, Fio? So, 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 tu ancora non sai. Ma ti prometto, lo Spirito Santo si aprirà e qualsiasi cosa tu saprai. Innocente creatura, tu che hai dovuto sopportare tutto il male del mondo, senza che alcunché peccato tu avessi combinato. Dio ti aveva mandato per prima nel suo mondo, poiché tu sei Alfa e Omega, il primo e l'ultimo. Anche tu ogni cosa avresti fatto e a dir poco conosciuto. Care, care, care creaturine, ma non creature. Voi ancora non sapete fare neanche l'ao con il bicchiere. Figuriamoci se sapete contrastare lei. Vero, stolti? A te dietta dico, se ti becco ancora una volta, dire le tue stronzate, hai finito con lei.
E poi vedi tu come te la cavi. Stolta, ignorante cretina. Non sai nemmeno né leggere né scrivere. Come pensi tu di far la festa? Avete Dio con voi. State attento a come vi comportate, perché ve lo prometto. Ella d'ora in poi non sarà più quella sprovveduta di un tempo, perché quando si accenderà lo Spirito Santo sarete fulminati in ogni dove. Ed eccolo il Gino. Lo ha capito ben bene adesso chi è veramente Fiorella. Vero, Fio? Ecco, figli, come dice il messaggio, non so nulla. Non so cosa mi aspetterà o cosa mi aspetta. Ma poiché ho imparato a aver fede in Dio, esorto voi a fare la stessa cosa, chiedete sempre forza e vi sarà data. E allora, in ultimo, quando riguarderete il vostro dolore, le vostre ansie, i vostri sacrifici, allora riconoscerete a Dio il grande merito che soltanto Lui sa amare. Lui è il vero amore. Poiché chi ama veramente, tutto dà e niente chiede. Alla prossima, figli. E grazie, grazie per la vostra fede e fiducia che avete in noi. Alla prossima.